Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video della mappa Brandenburger. Vi invito sempre a iscrivervi al canale che è gratuito, iscrivetevi e lasciate sempre un bel pollicione in su. Eccoci qua ragazzi, bentornati qui nel Brandenburgo. Sto ultimando il campo qua, sto dando la calce perché lo voglio un attimo preparare per la futura insomma semina che faremo a primavera. Questo è da arare anche, quindi appena finito lo mettiamo ad arare e oggi voglio iniziare a usare qualche mezzo del DLC Kubota che è uscito qualche giorno fa, di cui ci ho fatto anche un test mod. Abbiamo visto un po' tutti i mezzi che sono presenti in questo DLC. Allora, io intanto questo abbiamo finito, no? Quindi questo qua lo poggiamo da qualche parte qua. Vediamo un po' un attimo di... Diciamo lo possiamo pure mettere qui sotto. Allora, mo ci tocca arare e poi noi ci andiamo a fare qualcos'altro. Allora, intanto questo lo poggiamo qua. Vediamo un po'... qualche cosa per arare. Io non voglio prendere proprio l'aratro, preferisco più un arieggiatorino. Allora, io ho trovato questa mod dell'Angeloni, però è piccolino raga, volevo portarlo qua ma sinceramente è un po' piccolino, da 1,09 m, quindi casomai lo porto più sull'altra serie, quella della Slovenia, forse è più adatto là per campi piccolini, perché 1,09 m mi sembra un po' troppo poco, quindi devo trovarne un altro. Questo già da 4,2 m, il Subsoiler, se no ci abbiamo l'Ermo, questo è da 3 metri, 4 metri, questi qua, vediamo un po' di qua che ci abbiamo, questo dell'agro 4 metri, questo 5 metri, volendo possiamo pure metterci questo, dai prendiamo questo da 5 metri raga, questo qua del Malag, qua macchine agricole Cultilam 50, quindi è da 5 metri, richiede 150 cavalli, quindi noi ce l'abbiamo a sufficienza i cavalli. Quindi quando costa 16.000, dai, compriamocelo. Ok, e iniziamo subito a arare il campo, quindi la calce ce l'abbiamo data, e facciamo la aratura e poi dobbiamo seminarlo poi a primavera, tanto ce l'abbiamo pronto. Vorrei comprare pure un altro campo, perché almeno un paio di campi, se non tre, vorrei seminarli a primavera. Ora dobbiamo vedere quale comprare anche, però non lo faremo oggi, vediamo casomai la prossima volta. Andremo a vedere insomma quale campo prendere. Allora, intanto qua ragazzi, grazie per i consigli che mi avete dato qua per cercare di rimuovere l'erba, ma non si può fare raga. Ho provato di tutto, mi avete consigliato di usare un aratro con la creazione dei campi, ma ho provato qua, vedete raga, mi fa la aratura sotto ma non l'erba sopra non me la leva, quindi non c'è nessun modo secondo me, a meno che non mettiamo mano al Giants Editor per modificare, ma io sinceramente non lo voglio fare, anche perché ci vuole tempo, insomma, raga, me lo tengo così, dai, peccato, però purtroppo è così e ce lo teniamo così, con l'erba pure dentro la stalla, ma che dobbiamo fare? Allora, intanto, dispieghiamo qua l'attrezzuccio qua e andiamo a vedere andiamo a comprare un bel trattorino, ragazzi, del Kubota. Non prenderò, raga, il top di gamma del Kubota, cioè l'M8, prenderò uno intermedio, insomma, perché insomma il trattore ce l'abbiamo, questo che ha tanti cavalli, che è l'Ursus, quindi me ne serve uno piccolino, ce l'abbiamo, quindi casomai prendiamo uno di potenza intermedia, poi vediamo quale prendere, se l'M6 o l'M7. E poi è uscito poi ieri o l'altro ieri un altro bel pack, si chiama Kubota Equipment Pack, quindi sono tutti attrezzi marchiati insomma col brand Kubota, che oggi voglio usare anche quelli, perché ho intenzione anche di fare un po' di fieno. Lo so che siamo a gennaio e non è proprio il periodo adatto, però io mo me le vado a falciare il campo, visto che sono andato a controllare, l'erba è pronta per la raccolta, quindi la posso falciare
io poi me la carico così com'è, fresca, e visto che ho la produzione quella per fare il fieno, quindi ho l'essiccatore, e me la butto là e mi ci faccio il fieno, così me lo tengo un po' sfuso pure, perché le balle che abbiamo fatto, raga, sono poche, me le sto a comprare, quindi voglio fare così, ho pensato di fare così, e così ce l'abbiamo un po' di fieno, pure se è sfuso, però dai, va bene uguale. Pensavo che non mi desse già subito, insomma, la texture del coltivato e non dell'aratro, quindi ci devo fare un'altra lavorazione, peccato, a meno che non mi compri poi una seminatrice che mi coltiva pure. Poi vediamo un attimo. Allora, io qua un giretto l'ho fatto, vediamo un po' come lo vogliamo mettere questo, mettiamolo così, dai, vediamo, vai come ti pare. Ok, allora io mo direi, vediamo un attimo cosa comprare, perché dobbiamo vedere un attimo, dobbiamo vedere. Allora, abbiamo detto, andiamo direttamente al Kubota, eccoli qua, ragazzi. Allora, la mod è quella del pack equipment Kubota, ci sono vari attrezzi, tra cui vedi il voltafieno, una fresa, c'è un voltafieno più grande, un coltivatore, falciatrici, ragazzi, spandi fertilizzante, un'irroratrice con il serbatoio, una seminatrice, una piantatrice, scusate, una seminatrice da 3 metri, aratro, ma potevo usare pure questo, raga, non ci ho pensato per poterlo provare, però va bene, dai, ormai ho preso quello, un ranghinatore, altre falciatrici, quindi è un bel pack, ragazzi, vedete, una botte per irroratrice, e poi che ci abbiamo, una pressa a balle tonde, guardate qua che bella, pure questa, con pure il fasciatore, tipo la fast bale sarebbe quasi, e basta, raga, quindi è un bel pack, che vi segnalo, è uscito qualche giorno fa, trovate sul modab ufficiale, sia per PC sia per console. Quindi ci sono vari attrezzi, insomma, Kubota, che oggi voglio un attimo provare. Però intanto andiamo a comprare il trattore. Allora, il trattore, vediamo un po' un attimo, questo è troppo piccolo. Allora, c'è l'M6 che costa 80 e 140 cavalli. Questo secondo me sarebbe ottimo, perché abbiamo un trattorino piccolo e uno grande. Questo facciamo intermezzo, quindi vediamo un po' quest'altro da quanto è. 168 l'M7 e questo era da 200 l'M8. Secondo me va bene questo qua, l'M6. Allora, facciamo così. Facciamo a così, però, sì, mi serve però il prestito, naturalmente, perché sennò qua facciamo un po' di prestitino. Un po' di prestitino. 80.000 euro costa, più dobbiamo prendere qualcos'altro. Ma vediamo, facciamo così. Allora, Kubota M6, compriamoci l'M6, no, trattorino, arriva in farm. Allora, eccolo qua. Allora, configurazione ruota, mettiamo i pesi, vabbè, mettiamoci i pesi, zavorra 3 punti, oh, perfetto, aggancio fondamentale, no, motore ce lo lasciamo, no, vediamo un po', 141, quanto viene a costare? 100.000, porca la miseria, facciamo da 132, dai. Penso che basta, poi casomai lo potenziamo. Sì, compriamoci questo qua, 100.000 euro. Ti si passa la paura. Ok, perfetto, andiamolo a vedere, raga, perché porca miseria, questo è andato. Che cacchio fa questo? Io non lo so, raga. Non lo so. Tu devi riandare, però. Devi andare in farm, perché sei andato? Che cacchio sta andando? Non si sa. Finita la mappa là e lui continua ad andare. Porca miseria, come faccio io con questi operai? Che poi a do cacchio sta? Fammi vedere un attimo. Ma tu sta? Ma sta proprio qua vicino alla farm. Ma tu vai? Qua comunque non funziona una. Niente con sto autodrive, Devo sistemare un po' le cose, perché secondo me c'è qualcosa che non quadra. Allora, intanto questo mi serve perché Devo andare a ranghinare poi con questo. Mi serve un altro trattore. Quindi il... Porca miseria.
Allora, raga, io le falciatrici ce l'ho. E intanto vediamolo, raga, che il test mod non l'abbiamo provati, perché guardate che bello. Intanto sono sceso. Guardate che bello l'M6, guardate pure gli interni, spettacolari direi. Guardate qua che spettacolo, intanto un piccolo lag. Bello, no? Allora, io ho queste falciatrici, però volendo, quindi abbiamo 130 cavalli, perché io non so se questo ce la fa, perché io l'avevo prese con... Mamma mia, quanto tempo ci vuole. Allora, queste quante cavalli vogliono? 70 e 70, 140, insomma, la facciamo sì e no. Poi è inutile che... ormai queste l'avevamo comprate, raga, forse... cioè... da noleggiamo quelle del Kubota, anche se secondo me era pure più carino per farlo tutto Kubota, però queste ce l'ho, raga, se no le dobbiamo vendere. Boh, quelle del Kubota quanto, vediamo un po' quanti cavalli richiedono. Questa 82, questo richiede pure più cavalli, 80 e 240, no troppo, dobbiamo andare con questi per forza. Allora, intanto questo lo mandiamo al campo 38 e noi intanto ci andiamo a noleggiare un ranghinatorino, così ranghiniamo subito, però io questo me lo devo mandare con così meglio, forse è più meglio. Allora, intanto vai al campo 38, che è questo, vai. Ha smesso perché? Ma perché io dico no? Mannaggia i pescetti. Allora, vai al campo 38, ho detto. Qua, ci sei andato? E se... è partito, dai. È partito. Allora, torniamo in farm intanto, perché andiamoci a noleggiare il voltafieno, un ranghinatore, però abbiamo solo questo grande. Porca miseria, troppo grande questo, raga, troppo grande. No, troppo esagerè. Questo vuole 110 cavalli, raga, troppo grande questo. No, non va bene, dobbiamo prendere un altro. Poi piano piano questi li proviamo tutti quanti, raga, qualcosa in ogni episodio. Mo purtroppo c'ho il trattore piccolo e devo usare un ranghinatore piccolino, anche se, ma non ce l'ho io, perché io non mi sto a ricordare, raga, ma ranghinatore non ce l'ho. Ok, mo c'ho solo 2000 euro, solo 2000 euro, e che ci faccio? Solo 2000 euro, dai, facciamo questo qua, ce lo leggiamo. Ok, e ce l'andiamo a ranghinare, almeno io poi me le carico e ci facciamo poi con l'erba fresca il fieno nella produzione, lo portiamo, anche se oggi dubito che ce la facciamo. E intanto questo è il camion che abbiamo comprato l'ultima volta, ragazzi, il men per trasportare gli animali, bellissimo camion che useremo tanto, perché ci abbiamo noi qua, vi ricordo, lavoreremo tanto con gli animali, perché c'ho la produzione, insomma, per fare la carne, quindi sto a fare un super allevamento di maiali e di mucche da carne. Almeno questo, che cazzo sarà, la fatto, cioè io non ho parole proprio. Ne sa tanto che oggi non riusciamo a fare un bel niente, mamma mia, guarda, non so come fare, raga, non so proprio come fare. Questi operai qua, farli mandare da una parte all'altra è un bel casino, perché guardate quello che cacchio sta arrivando. Mannaggia i pescetti, porca miseria, raga, guarda, io non ho parole veramente. Ti fanno perdere poi un sacco di tempo, no? Perché lui già doveva stare al campo e inizia a lavorare, invece sta ancora qua per strada. E va bene, diciamo che va bene. Intanto la produzione per fare il fieno è questa qua vicino, se non sbaglio.
dovrebbe essere una di queste qua a sinistra, quella là col silos questo grande, raga. La portiamo là l'erba, vedete? Stavamo proprio vicini vicini. Intanto io questo lo metto a lavorare, anzi facciamo così. Pure spendo tutto, bravissimo. Ok, andiamo. Guardate che bello, intanto così proviamo pure il Kubota, ragazzi, guardate che spettacolo. A me piacciono tantissimo, raga. Ho sentito chi insomma l'ha un po' criticati questo DLC, però secondo me è vero che è un DLC, insomma, diciamo con i soliti trattori, che non è che, però aggiunge un brand in più, quindi un marchio in più, il Kubota, che prima non c'era, quindi aggiunge qualcosa in più che prima insomma non avevamo, e secondo me è utile perché insomma abbiamo più scelta, no? Possiamo comprare un trattore Kubota che prima non potevamo comprare, a meno che qualche modder non faceva qualche trattore Kubota, però comunque dai, a me piace. Sì, abbiamo pure un po' ogni tanto trattori, no? No, sono sempre quei John Deere, Case, New Holland, insomma, sempre i soliti. Ogni tanto cambiare va bene. Allora, noi abbiamo qua, visto che il giretto l'ho fatto, mettiamoci l'operaio, mi raccomando, al trattore nuovo, e noi ci andiamo a iniziare pure a fare le andane, così poi queste ce le carichiamo. Ce le carichemos, ecco qua, perfetto, così abbiamo un bel po', insomma, un po' di fieno da parte che utilizzeremo per le mucche fino a quando, insomma, poi non inizieremo a fare la razione mista. E mo vediamo poi al prossimo, casomai, il prossimo taglio che faremo a primavera, iniziamo a fare qualche balletta pure di insilata, almeno. Oppure metterò, non so, se c'è già qualche produzione qua, devo ricontrollare perché non è che mi ricordo un granché. Se c'è qualche già produzione per fare la razione mista, casomai vuole tutta roba sciolta, e sarebbe ottimo. Oppure se no ce la metto io, insomma, vediamo un attimo se fare con le balle, quindi prendere poi un miscelatore, oppure farle. Oh, che bello fa? Sta fermando. Ok. Questo deve fare 2000 manovre ogni volta. 2000, mica una, basta farne una. Perfetto. Perfettissimo. Passo qua al campo del vicino, che tanto lui non si arrabbia, raga. Intanto qua ho lasciato già un peletto, un pelino peletto. E per caricare che ci avevamo? Che ci avevamo? Ci avevamo qualcosa? Vediamo, lo ricordo, avevamo già comprato qualcosa per caricare. Sì, cassone da carico ce l'ho. Ok, questo ce l'ho là dove c'ho le pecore, se non sbaglio. Sì. Perfetto, perfetto. Vabbè ragazzi, concludiamo qua per oggi. Io finisco di falciare e di ranghinare, così la prossima volta portiamo quest'erba alla produzione, insomma, per fare il fieno. Lo andiamo, insomma, a essiccare, per farci, in modo tale da farci il fieno. E poi andremo avanti, raga. Vediamo cosa fare, perché insomma qua sono tantissime cose da fare, tante produzioni, quindi dobbiamo pure vedere che cosa seminare, in modo tale devo pensare a quale produzione poi, la prossima produzione da fare, quindi che cosa mi potrebbe servire quella produzione, quindi dobbiamo seminare quello che ci serve. Ora vediamo un attimo, devo vedere. E spero vi sia piaciuto il gameplay, ragazzi. Guardate qua ancora il bellissimo Kubota M6 131. Guardate che spettacolo. E
vi ringrazio, iscrivetevi al canale e lasciate un bel pollicione all'insù e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!